Buonasera e bentornati a Bull News, che come tutti i TG racconta stronzate, ma che prima le annuncia come tali. Verrà stipendiato 2 milioni di euro per serata al regista e comico italiano Roberto Benigni per il suo nuovo spettacolo live, La Divina Commedia, ma stavolta in Rutti. Tragedia nel panorama musicale. Tony F., trapper e leader della Dark Polo Gang, è stato trovato stamattina nel suo appartamento ancora vivo e in piena salute. Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, è stata rimandata al prossimo autunno per permettere ai telespettatori di riacquisire piena salute ai padiglioni auricolari. Il 37enne coreano arrestato per tentato suicidio è stato ieri sera condannato alla sedia elettrica. Parlando invece di sport, grave infortunio nella Juventus. Cristiano Ronaldo si è svegliato con un pelo incarnito e dovrà affrontare 3 mesi di convalescenza, fortunatamente stipendiata. Ma passiamo all'ospite di stasera. Il suo nome è Jennifer, ma adesso si fa chiamare Tyler. La toccante storia di una giovane transgender in una società che a malapena la tollera. Dicci, Tyler, quando è che ti sei reso conto, che il tuo corpo femminile non ti appartenesse appieno? Beh, sono sempre stata una ragazza abbastanza carina, ma in fondo ho sempre saputo chi ero davvero. Un BMW R75 Sidecar della Seconda Guerra Mondiale. Davvero un'ispirazione per tutti i transgender là fuori. Queste sono tutte le news di stasera. Good night and have a pleasant tomorrow.